Salve, care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Capitan Saint-Enchan, che saluta tutte e tutti coloro che lo guardano nel suo canale di YouTube. Chiaro, come potrei salutare altrimenti le persone che non mi guardano se non mi guardano? Io provo a salutarle lo stesso, poi se i saluti non arrivano, chi se ne frega. Ciao! D'altra parte, me l'ha detto il mio medico che per stare in forma lo sport è salutare. E io da allora che saluto. Ciao! Arrivederci! Buon pomeriggio, saluto tutti, perché appunto il mio medico me l'ha consigliato per la salute, che lo sport era salutare. Arrivederci, buongiorno, buonasera, ci vediamo dopo. Come va? Buon mattino, buon pomeriggio, ciao, grazie, prego. Quindi io saluto tanto. Quindi io sono la persona più salutare che esiste, perché saluto tantissimo. Ciao, in bocca al lupo, ci rivediamo. Come va? Vabbè, a volte nella vita le cose bisogna prenderle con ironia, perché altrimenti le puoi anche prendere in un altro modo. Siccome io preferisco vivere contento e non amareggiarmi, nonostante sia maledettamente stra disoccupato, come forse molti di voi e molte di voi che mi guardano, non, un momento, non è che mi sto commozionando, mi sto solo soffiando il naso. Allora, come dire, innanzitutto rammento di nuovo al nostro intrepido Marco Travaglio che qui lui ha trovato nel Capitan Saint-Enchan, Captain in anglo-americano, il comandante per la nave del PD che è rimasta senza comandante. Guarda che bello uniforme che ho. Ma lui non mi ha risposto. Gli ho mandato degli emails, gli ho fatto dei video. Niente, sembra che voglia che il PD vada alla deriva, perché non gli interessa più trovare un capitano per il PD. Eppure io mi ero proposto. Poi, visto che ho trovato questo momento di tempo per fare un video e per rimettermi i panni del capitano Saint-Enchan, vediamo un po' come sta messa la nostra nave Italia. Dal punto di vista della cultura, perlomeno vedo che i video che più interessano sono i video scandalistici e i video sull'attualità. Però io ultimamente non seguo molto l'attualità perché ho fatto 4 o 5 video di seguito sui tragici attentati che ci sono stati e YouTube mi ha tolto la monetizzazione. Vabbè, che me ne può fregare di meno, perché massimo per quello che un video si è visto sul quello che ho raccontato sugli attentati di Parigi l'avranno visto 1800 volte. Quindi, anche se non gli toglievano la monetizzazione ti arriva alle 100.000 visioni. Quindi, dopo 1 o 2 mesi, mazza, che roba! 1800-2000 visioni, quanto gli ho fatto generare? 20 centesimi. Mi avrebbero dato 0,0002 dollari, cioè
un decimillesimo di centesimo di dollaro. Però è l'idea che ti tolgono la monetizzazione che non ti piace, anche se magari sai che non guadagneresti un cazzo lo stesso. Allora adesso mi dedico a fare dei video. Volevo dire, per quanti veramente mi seguono, che saranno in pochi, molti vedranno i video più visti, che sono riuscito a riparare il tablet Eurocase EUTB 710 MDQ. Soltanto che il procedimento bisogna azzeccarci. Io ho fatto un commentario perché la mia amica, la nostra amica Amleta 7, in un video che c'ha più di 40.000 visioni, credo, o 80.000. Unfortunately, Android system UI has stopped. Lei ha fatto un commentario e io gli ho risposto che sono riuscito a trovare un programma e soprattutto la room fatta apposta per questo tablet economico che ho io, che questa room ha questo programma che scarichi, apre nella micro SD la room, poi tu metti la room nel tablet, il tablet si accende automaticamente, ricarica il suo sistema operativo perché deve essere quello del tablet, e quindi non hai bisogno di permessi root o di essere super user, perché in pratica si reinstalla il sistema operativo. Certo, il tablet era una merda prima che si guastasse con questo com.android.systemui has stopped. Poi è successo che neanche veniva più quel messaggio. Si bloccava l'immagine del robottino verde. E allora io gli ho reinstallato il sistema operativo originario del tablet, che ha adattato la casa costruttrice a quel modello di tablet, il 710 della Eurocase. E adesso funziona, però funziona come prima, che è sempre stata una chiavica. Ai 15 minuti la batteria sta al 50%. A meno che già non si accenda il 50%, allora i 15 minuti sta al 20, poi magari dopo mezz'ora sta lo stesso ai 20 o magari si spegne. Se lo attacchi all'USB arriva al 100%, poi lo stacchi di nuovo scende al 30. Io gli ho dato un wipe cache partition quando stava al 20 ed è ritornato al 50. Però non si può dargli il wipe cache partition ogni volta che lo accendi, perché altrimenti ti si guasta subito. Beh, detto questo breve commentario sui video, che a me mi piace la tecnologia pratica, non quella che la devi stare costantemente riparando, vi dico che mi chiede sempre un mio amico di Facebook, un nostro amico di Facebook, credo, adesso non mi ricordo come si chiama, Antonio Trotta, di fare dei tutorial, dei video tutorial sui cellulari. Io ho degli opuscoli, però sono disoccupato e quindi non riuscirei a trovare dei cellulari perché ne ho pochi. C'ho un vecchio Ericsson del 99, ma c'è poco da dire, non funziona peraltro, quindi vi farei vedere un qualche cosa che non funziona, forse in un prossimo video. Però non so, se ne stanno sentendo tante dal nostro bene amato paese, che non so che classe dirigente abbiamo a governarlo, se si merita di stare dove sta. E poi niente, che i grillini si stanno impantanando nelle pastoie della vecchia politica.
della prima e della seconda repubblica. Io personalmente sono per votare no alla riforma della Costituzione della Repubblica Italiana, a prescindere da quello che dicano i grillini, perché mi sembra che la Raggi o è caduta in qualche raggiro oppure ci raggira lei, perché adesso c'è dell'impeachment. Ma come? Era tanto raggiante quando aveva vinto perché lei era incorruttibile e adesso risulta che invece anche lei fa parte del mucchio. D'altra parte, questi grillini che vedono la libertà nel web, se non ci fidiamo delle urne elettroniche, pensiamo al fraude, al possibile fraude elettorale di George Walker Bush Jr. Ecco, immaginiamoci chi controlla la web, se si possa votare in linea e come trattano il voto dopo, con quale obiettività. Quindi non so, il Movimento 5 Stelle deve fare delle correzioni, non può rimanere così monolitico. E poi fa delle strane alleanze, si sono finiti alleando con il PD, con il PDL. Vabbè. E poi si vede che stiamo perdendo terreno a livello di geopolitica. Chiaramente stiamo perdendo competitività geopolitica, semmai ce n'abbiamo avuta. Ci convendrà uscire dall'euro, uscire dalle strettorie dell'euro, dalle pastoie dell'euro? E non lo so. Per quanto riguarda invece le Olimpiadi, a me non me ne potrebbe fregare di più. Poi ho fatto dei video. C'è la minaccia dello Zika che te lo trasmette un vettore, i boscerini, del dengue, del chikungunya. C'è la minaccia di rivolte popolari, di sequestri, della povertà, quindi dei furti, dello squilibrio politico, perché grazie a Ignazio Lula da Silva e a Dilma Rousseff, Brasile sta andando in cammino a essere un altro Venezuela. Poi c'è la minaccia del terrorismo internazionale e poi con quello che costa, per non parlare che non sono riusciti ancora a finire le strutture e le infrastrutture per ospitare anche i turisti. Molte delegazioni di molti paesi si sono rifiutati di partecipare alle Olimpiadi perché hanno detto che le condizioni nelle quali sarebbero andati a vivere sono da considerarsi infraumane. Molti altri, come l'Australia, come è uno dei paesi che ha detto che le sue delegazioni olimpiche andranno in altre strutture, si pagheranno l'hotel, perché gli edifici che hanno fatto anche grazie alla corruzione, così come nei mondiali di calcio 2014, in queste Olimpiadi 2016, sono veramente uno schifo. Ci hanno mangiato su e hanno fatto delle schifezze di edifici che dopo non andranno neanche bene per l'edilizia popolare. Quindi, se avete un briciolo di intelligenza, guardatevela da casa l'Olimpiade, compratevi un nuovo Smart TV invece di sprecare tanti soldi e di mettere a repentaglio la vostra stessa incolumità, la vostra sicurezza. Poi che altro dire, volevo fare dei video tutorial di gastronomia casareccia. Per quei video vestirò i panni dello chef. Adesso sono il vostro capitan Saint-Etienne. Sono una persona molto navigata perché ho iniziato a navigare dal 2000. Anzi, forse da dicembre 99, da quando cioè c'ho la mia connessione
internet da 56 kilobit, che era con il modem. Poi ho avuto nel 2010 la mia prima connessione ad internet banda larga di 1,5 o 2 megabyte, no, megabit. Poi dal 2013 mi promette il provider, l'host, che c'ho da 1 a 6. Invece di Puzza mi dà appena 1,5-2. Niente, ho colto l'occasione per fare questo video, ma come vedete io non mi scrivo mai i discorsi, quindi, come dire, mi sono colto un po' di sorpresa, perché ho detto, durante la settimana non sempre posso fare dei video. So che mi seguite in tanti e io faccio dei video soltanto per esteriorizzare quello che sento, per condividerlo. Allora ho detto, mi registro perché magari questa settimana non ne farò nessuno, o forse ne farò molti. Poi registrerò qualcosa per Google Plus. Però per il momento questo è tutto. Ci siamo divertiti abbastanza, forse abbiamo passato qualcosa come una mezz'ora insieme. Ringrazio Amleta 7, Amleta Blom di essersi contattata di nuovo con me. Saluti a tutti, a Mimo Corcione, a Pietro Trevisan e a tutti quelli che commentano i miei video che adesso non mi ricordo. Ma una volta ho fatto una lista larga all'Oletta e quindi grazie di nuovo per esserci, per seguirmi. Ricordatevi che io sono disoccupato. Mettete un like, commentate, iscrivetevi al canale e distribuite i miei video nelle reti sociali commentandoli, eccetera, eccetera. Arrivederci e grazie di nuovo. Quindi un cordiale saluto dal vostro capitano Sant'Enchan. E alla prossima. Ciao.